Buonasera, io sono molto orgogliosa di avere qua John Foote e di poter presentare il suo libro Gli anni neri, ascesa e caduta del fascismo, traduzione di un volume comunque del 2022. E credo che sia la prima presentazione nel contesto italiano. Sono particolarmente felice appunto di presentare questo libro, Food, che insegna all'Università di Bristol e si occupa di storia italiana, Italian Studies, e da sempre in realtà autore e ricercatore che ha già svolto e ha già pubblicato diverse opere sul quadro della storia d'Italia, sulla dimensione sia psichiatrica, della storia psichiatrica, della vicenda, come dire, della legge di chiusura di manicomi e della figura di Basaglia, ma anche di quadri più di ampio respiro come quello sulle minori divise e il quadro insomma, della memoria, della complessa memoria divisa nel quadro italiano. Si è occupato in realtà inizialmente di storia anche economica sociale sul quadro milanese. È allievo di Paul Ginsburg, con cui ha lavorato a Cambridge, e sono particolarmente orgogliosa di poter ospitare al Barry anche nella nostra nuova gestione, insomma, di proposte del nuovo comitato scientifico, il suo libro sulla storia della violenza fascista dagli anni 20 agli anni 40, perché si intravede subito, fin dalle prime pagine introduttive, dal prologo, una attenzione particolare di John verso la città di Bologna. Il libro si apre in realtà con un accenno alla storia familiare, a una dimensione biografica e soggettiva, a un ricordo di una bisnonna che vive parte della sua vita nel contesto bolognese, che ricorda anche le prime violenze e quadri, come dire, di scontro, in cui però emerge nel racconto familiare anche una meraviglia nei confronti del fascismo e non solo una posizione politica. Nello stesso tempo, sempre con grande piacere, abbiamo notato come il testo, oltre a attraversare la violenza fascista e ovviamente i fatti di Palazzo d'Accursio, come elemento anche centrale nel 1920, si chiude, o una delle immagini che offre di chiusura alla liberazione, oltre alla dimensione di memoria, è giocata anche sul quadro del 25 luglio, di nuovo bolognese, e di un'attenzione particolare alla dimensione memoriale intorno alla statua di Mussolini a cavallo dello stadio elettorale, e che, come tutti pensano, Bologna viene in parte nel dopoguerra fusa per dare vita alle due statue d'Inizi della partigiana di Porta Lame. Ci ha fatto particolarmente piacere perché in realtà a metà novembre, quindi direi poco più di un mese fa, abbiamo fatto un'iniziativa pubblica in collaborazione con Archivio Z, un gruppo teatrale di Archivio Z, proprio sulla dimensione della storia di questa statua e anche delle sue diverse parti, raccontando in qualche modo, elaborando in formato teatrale anche sulla dimensione del recupero della storia della testa, che è anche una delle fotografie al centro del tuo libro. Quindi ci sono una serie di agganci, compreso un'attenzione della nostra rivista della rete degli istituti che quest'anno lavora con un numero monografico, quello di Elena Perazzoli e di Sofia Nannini, sul quadro del rapporto tra Stato e memoria, quindi ci è sembrato che molti elementi tornassero in questa storia che, appunto, e aggiungo soltanto due parole, è molto interessante perché ci offre frammenti di storie, quadri anche minuti in cui riemergono le persone, le biografie personali, la dimensione della soggettività e come appunto John sottolinea all'inizio del suo testo, non solo c'è una particolare attenzione alle vittime, al vissuto delle vittime delle violenze fasciste, quindi anche alla dimensione intima e personale e conseguenze che questa ha,
ma anche la dimensione degli spettatori oltre che dei perpetratori. Due parole di presentazione ovviamente anche agli ospiti che abbiamo scelto di coinvolgere, gli interlocutori. Abbiamo qui Andrea Ventura, che è l'assegnista dell'Università di Pisa e che appunto ha un dottore di ricerca in storia contemporanea, è stato direttore dell'Istituto Storico della Resistenza dell'Età Contemporanea di Lucca e collaboratore del Museo di Sant'Anna di Stazzema, ma soprattutto attualmente ha in corso un lavoro appunto per l'assegno sulla narrazione del fascismo nell'Italia repubblicana, ma soprattutto autore e specialista anche di un'attenzione particolare di ricerca sulla violenza fascista degli anni venti. Suo è il testo di Biella del 2021, Il diciannovismo fascista, un mito che non passa, quindi un'attenzione non solo alla ricostruzione storica ma anche alla dimensione di rappresentazione del fascismo. Altra interlocutrice graditissima invece assolutamente di casa all'Istituto Parri, perché da storica collaboratrice e anima dell'Istituto dell'ISREVO, l'Istituto regionale provinciale della Resistenza di Bologna, e Mirella Gaglietti, che si è occupata moltissimo di violenza fascista, soprattutto di violenza del fascismo della Repubblica Sociale Italiana, ma anche in realtà di politica e cultura del fascismo di regime, della storiografia soprattutto su guerra e violenza, e anche declinata sulla dimensione femminile di genere, che è un altro dei tratti insomma che vengono ripercorsi in questo libro. Il suo, come sue opere, ricordiamo Le Brigate Nere, Mussolini e la militarizzazione del partito fascista repubblicano, pubblicato originariamente da Bollati Boringhieri nel 99, ma rientro nel 2017, ma insieme a Luciano Casali è stata anche la curatrice della parte del lavoro di ricerca sulle stragi naziste e fasciste in Italia sul quadro regionale dell'Emilia Romagna. Io lascio prima la parola per affinità di temi ad Andrea Ventura, che ci offre il suo sguardo sul testo di John Foote. Sì, grazie, buonasera a tutte e a tutti. Intanto grazie a Tony per questo graditissimo invito, sono venuto davvero volentieri a discutere questo libro che ho divorato in pochissime ore. E questo libro qua appunto esce nel centenario della Marcia su Roma, però è in qualche modo un libro che ha delle peculiarità. Le peculiarità che a cui ha già accennato Tony in apertura. Ovvero, cioè, indagare la violenza fascista, la violenza squadrista, soprattutto a partire dal prisma delle biografie, soprattutto a partire dalle biografie delle vittime. In particolare sono i socialisti, i comunisti e gli anarchici essere appunto i protagonisti di questo racconto, di questi frammenti. Sono davvero innumerevoli le scelte che Foote avrebbe potuto fare per raccontare la violenza fascista appunto dalle origini, dal 1919 al 1945. E queste scelte qui, in realtà appunto, che sembrano frammentari a un primo sguardo, ma andando avanti con la lettura del libro appunto, ci offrono una rappresentazione veramente coerente, sono fili che si intrecciano, che si riannodano continuamente. Io invito insomma, i presenti che non hanno ancora letto il libro di tenere sempre ben presenti i nomi che vengono richiamati sin dalle prime righe, perché tornano, hanno appunto un significato, hanno qualcosa di esemplare queste vicende che vengono richiamate dall'inizio. Quindi un'opera certamente coerente con se stessa e grazie a una scrittura davvero asciutta e avvolgente, rara per il panorama storiografico europeo, questi frammenti sono riuniti in un'opera che è davvero armonica, direi. Quindi Foote ci fa
ricostruisce gli eventi della violenza squadrista, quindi non dà tanta importanza alle interpretazioni, ma parte dagli avvenimenti per offrire delle letture su quello di cui parla. Un approccio che mi convince molto, che ha certamente un suo significato importante, che talvolta viene trascurato dalla storiografia europea, ma anche da quella italiana talvolta. E appunto vengono raccontate anche le immagini, ma potremmo dire anche i suoni delle violenze, delle aggressioni fasciste, degli attentati dall'altra parte invece contro Mussolini, dei massacri coloniali, della violenza della Repubblica Sociale Italiana, su cui probabilmente interverrà di più la seconda relatrice. Intanto due parole sulla cronologia. Foot prende punto avvio dal 1911 per raccontare questa storia. Quindi dall'invasione della Libia da parte dell'Italia giolittiana, arriva fino all'aprile del 1945 e poi ci offre anche delle finestre sui primi anni del dopoguerra, sull'avvio insomma della storia dell'Italia Repubblica. Credo che iniziare dal 1911 sia molto significativo. Quindi l'autore parte dalla lunga grande guerra, da quel periodo che si apre nel 1911 che arriva fino al 1923, quindi scardina in qualche modo la cronologia classica sulla grande guerra su cui siamo abituati, in un periodo in cui persistono pratiche violente dentro e fuori dagli stati europei, nella cornice del tracollo degli imperi centrali, dei conflitti nazionali e dei conflitti imperialistici. La prima guerra mondiale che è appunto nel 1914 e poi il dopoguerra ampliano e radicalizzano quei conflitti precedenti. E l'Italia è un paese particolarmente diviso, frammentato, spezzato di fronte a questi avvenimenti. Le origini di queste divisioni possono essere comprese tornando alle peculiarità, alle specificità della storia italiana, in particolare dei limiti della democrazia liberale, dei limiti di quell'oligarchia, come l'aveva definita Gaetano Salvemini in un celebre articolo sul Ponte del 1952. In qualche modo le biografie sono l'anima di questo libro, dall'altra parte potremmo dire che i processi sono le fondamenta di questo volume. A esclusione di alcuni studi locali, che spesso sono ingiustamente svalutati, i processi sono stati trascurati dalla storiografia, a mio modo di vedere. In pochi si sono occupati dei procedimenti avvenuti per le violenze squadriste in un'ottica di un lungo periodo, appunto, dalle origini alla caduta del fascismo. Invece Foote usa i processi per ricostruire vicende individuali emblematiche e per capire il clima politico in cui avvengono i cambiamenti e le persistenze tra Stato liberale, fascismo e Italia repubblicana. Quindi certamente uno dei più grandi meriti di questo libro è quello dell'aver riportato la violenza fascista alla dimensione politica del fascismo. Lo sappiamo, il senso comune rappresenta il fascismo come un regime moderato rispetto soprattutto al nazionalsocialismo, e in qualche modo la violenza occupa in questo senso comune un posto secondario, certamente inferiore rispetto alla violenza nazista. In qualche modo è parte di quel mito dell'Italia, degli italiani brava gente, del fascismo come versione soft del nazismo. Ma ricordiamo che, grazie soprattutto a un lavoro magistrale, a mio modo di vedere, quello di Sven Reichart, che in realtà la violenza squadrista porta un numero di vittime che è 4 volte maggiore rispetto a quella nazista. Le vittime del fascismo italiano
nel 1921 e 22 sono 4 volte maggiore rispetto a quelle causate dal nazismo nel 1931-1932. In Germania ovviamente c'è un contesto radicalmente diverso, c'è anche una preparazione militare da parte delle sinistre, da parte del movimento operaio che in Italia non abbiamo. E in questo libro emerge proprio la concretezza della violenza, del suo impatto sulla vita di chi la subisce da una parte, ma anche l'impatto su tutta la storia del ventennio. Parlare delle vicende di persone come Francesco Misiano, come Giuseppe Massarenti, come Emanuele Emiliani, insomma le prime vittime delle violenze fasciste, seguirli nelle loro biografie, nel loro percorso, è uno dei modi migliori per cogliere l'essenza degli effetti delle brutalità fasciste. In qualche modo lo squadrismo dei primi anni venti, delle origini, è davvero l'imprinting del fascismo. Crea un'onda lunga che arriva fino al 1945, fino alla sconfitta definitiva. Certamente l'Italia del primo dopoguerra, su cui mi concentro in questo mio intervento, insomma gli anni compresi tra il 1919 e il 1926, certamente l'Italia è un paese violento. Ma la violenza squadrista ha delle specificità. Non è la semplice riproposizione della violenza delle milizie antisciopero di giolittiana memoria, nemmeno delle squadre, delle alleanze di difesa cittadine che erano nate anche a Bologna nell'estate del 1919 e sono state appunto anche facilitate da alcuni accordi patrocinati dal Presidente del Consiglio di allora, Vinitti, contro lo sciopero internazionale in favore della rivoluzione russa del luglio del 1919. I fascisti sono sostenuti subito a partire dalla diffusione di massa dello squadrismo, quindi a partire da qui, da Bologna, da Ferrara, nell'autunno del 1920, subito dagli agrari, in seguito anche dagli industriali, in funzione certamente antisindacale e reazionaria. Tuttavia, i fascisti sono anche portatori di un'ideologia autonoma, di un'ideologia propria. I fascisti tra il 20 e il 22 si presentano come un movimento al di sopra delle parti e riprendono alcune delle proposte che erano già state presentate a Sansepolcro nel marzo del 1923. Non abbandonano alcune proposte che erano state presentate. Certamente mettono da parte tutto gli attacchi alla Chiesa, gli attacchi alla monarchia, le proposte di espropriazione delle grandi ricchezze, però continuano a parlare della necessità di superare il conflitto sociale, perché appunto secondo i fascisti esistono soltanto produttori, non esistono lavoratori e imprenditori, esistono produttori. Secondo l'ideologia fascista, le classi medie sono già state nazionalizzate dal conflitto, si sono identificate nella guerra, nello Stato nazionale, nella guerra di trincea, quindi hanno un legame di fedeltà con la nazione, e invece sono le classi popolari che non riconoscono quel legame, che sono ostili alla guerra, che sono ostili a quello Stato che le ha respinte per decenni, che non sono ancora nazionalizzate. Per questo motivo il fascismo le vuole desocialistizzare, vuole spezzare il legame appunto con le strutture del Partito Socialista, con i sindacati che si ispirano al socialismo. Poi queste masse devono essere conquistate e infine usate per conquistare appunto obiettivi nazionali e imperiali già nel Mediterraneo. Se analizziamo da vicino gli interventi, gli articoli sul Popolo d'Italia in piazza, di Mussolini e del gruppo dirigente di Milano, in realtà c'è una forte linearità in questa attenzione rispetto all'Adriatico, rispetto al Mediterraneo, con un'ottica anche già razzista, già nel 1919-1921. C'è veramente una coerenza interna anche nel discorso fascista. Quindi lo squadrismo è un elemento certamente essenziale di questa ideologia. Anticipa
con le sue violenze, le minacce, la gerarchia, il progetto di civiltà, il progetto di società che vuole costruire. La violenza per i fascisti, come emerge da questi racconti, è un tratto identitario, costitutivo del fascismo. Quindi a partire proprio da questi anni, dal 1920-21, dall'Italia mediana, da queste regioni, si irradia un messaggio mediatico a tutto il Regno d'Italia. I fascisti sono l'avanguardia più organizzata, giovane e determinata del più ampio fronte antisocialista che sta avanzando in quel periodo, facilitato dalla crisi economica, facilitato dalla crisi del movimento operaio. Il centro del conflitto sono certamente le campagne in questo momento, a partire da Emilia e Toscana. I fascisti annunciano, praticano, rivendicano la violenza, definendola come patriottica, sempre reattiva rispetto alle aggressioni dei socialisti e necessaria alla costruzione di una nuova società. La cultura della violenza fascista rimanda ai processi autoritari e alla costruzione di una società fondata sulla mobilitazione passiva delle masse. Ovviamente nell'Italia del primo dopoguerra ci sono molte violenze, però ci sono queste specificità che ho richiamato velocemente, appunto questi tratti costitutivi, identitari, anche esistenziali, e per quanto riguarda i fascisti. Poi esistono anche le violenze dello Stato che anticipano e in qualche modo rendono anche possibile la violenza squadrista. Ci sono quelle dei nazionalisti, dei combattenti e delle sinistre. Food focalizza l'attenzione sugli attentati, ad esempio su quell'anarchico del Diana del 23 marzo del 1921, poi anche sui tentativi di uccidere Mussolini. Gli anarchici non sono assolutamente residuali in questa storia italiana del primo dopoguerra, ma questa tipologia di violenza in realtà è davvero confinata in individui, gruppi e minoritari. Altra cosa è il conflitto di piazza violento, come scrive Malatesta quando condanna le bombe al teatro di Milano. Nel primo dopoguerra si verificano numerose sommosse, assalti ai forni, alle fattorie, spari contro le caserme, le forze dell'ordine, aggressioni anche contro i crumiri nelle campagne, gli incendi nei fienili, aggressioni anche agli avversari politici. Queste violenze però sono occasionali, non diventano strategiche come quelle fasciste, non si pongono l'obiettivo di imporre il proprio monopolio contro lo Stato e contro una fazione politica nemica. Colpiscono in modo molto sporadico le persone, non sono finalizzate alla conquista del potere e nemmeno alla distruzione delle sedi e dei giornali avversari, queste violenze delle sinistre. Insomma, nel 1920 non c'è nessuna rivoluzione fallita o tradita dai dirigenti della sinistra del movimento operaio. Le brutalità popolari sono diverse, costituiscono piuttosto una parte integrante di una situazione rivoluzionaria in cui convivono delle sovranità multiple. Per i ribelli, i sindacalisti, i socialisti, i nemici sono gli industriali e gli agrari come classi, e il capitalismo come sistema di sfruttamento dell'uomo sull'uomo, e quello stato liberale che li aveva sempre respinti. La figura del nemico rimane astratta, non è mai concreta come quella tratteggiata dai fascisti. E non diventa mai una violenza, appunto, contro le persone, che prende la forma dei rapimenti, dei bandi, dell'umiliazione dell'avversario, come per il fascismo. Le sommosse e le rivolte sono il prodotto della crisi dello Stato liberale e non la causa. Le classi dirigenti che percepiscono le masse come delle folle malvagie, illogiche, rendono possibile questa violenza, conducono questi sguardi, questi atteggiamenti delle forze dell'ordine a una spirale di violenza da parte sia degli uomini delle forze dell'ordine, sia del sovversivismo popolare.
E questi sono segni della volontà di respingere le masse fuori dalla scena pubblica, fuori dall'impegno sociale e politico da parte appunto delle istituzioni liberali. Le violenze popolari del 19-20, ritorno a sottolineare, sono differenti. In sintesi sono l'espressione di un'economia morale, quell'economia morale di cui ci ha parlato Thompson. Dietro a quelle mobilitazioni più radicali, anche quelle armate, anche quelle con pistole e forconi, c'è la percezione di un torto, di una spoliazione subita, la volontà di ripristinare una giustizia infranta. Quindi ci sono assalti ai forni per il giusto prezzo, assedi alle caserme per richiedere giustizia contro i manifestanti uccisi da carabinieri e guardie regi, appelli alla giustizia naturale. Quindi sono forme di violenza che richiamano in qualche modo anche le ribellioni preindustriali. Certamente nel 1920 c'è anche l'appello alla rivoluzione russa, a Lenin, alla possibilità del riscatto, del simbolo della rivoluzione russa, perché quello serve alle classi operaie e alle classi popolari italiane. Ma queste sono quelle ideologie che Giorgio Rudet chiamerebbe ideologie derivate. Sono simboli politici rivoluzionari che spingono in là le rivendicazioni, le mobilitazioni, ma che non sono all'origine di nessun piano preordinato finalizzato alla conquista del potere. Questo scenario muta, ma non sostanzialmente, quando appunto c'è l'irruzione dello squadrismo su vasta scala, a partire appunto dall'autunno-inverno del 20-21. Le risposte alla violenza squadrista non sono certamente univoche, però dobbiamo ricordare che la maggior parte del movimento operaio risponde con lo sciopero generale, con le collette per ricostruire la sede dell'Avanti distrutta o la sede della Camera del Lavoro incendiata, con le interpellanze ai sindaci, ai parlamentari appunto che portano le denunce delle violenze. Però si verificano anche delle risposte armate individuali, anche delle insurrezioni armate su vasta scala, che sono insurrezioni antifasciste. Nel corso di queste azioni emerge una caratteristica comune: si tratta sempre di un tipo di violenza che è una violenza difensiva, una violenza difensiva, è difensiva quella delle guardie rosse, l'unico corpo paramilitare organizzato dal Partito Socialista nel 1920, che entra in funzione durante l'occupazione delle fabbriche, difende le fabbriche occupate, non esce mai in strada per conquistare il potere, per un corpo a corpo contro le forze dell'ordine, contro l'industriale. E sono difensive anche quelle degli Arditi del Popolo, la prima organizzazione antifascista del luglio, appunto, del giugno-luglio del 1921, che si pone l'obiettivo di ripristinare la legalità appunto garantita dalle istituzioni liberali. Per quello viene criticata come organizzazione dal Partito Comunista d'Italia, da Bordiga, che invita i propri militanti a uscire da questa organizzazione perché viene appunto definita in qualche modo come riformistica. L'obiettivo del partito è la rivoluzione, gli Arditi del Popolo invece si limitano appunto a difendere il patrimonio costruito dalle classi popolari, il patrimonio associativo costruito in decenni, a partire soprattutto da questi luoghi in cui ci troviamo in questa sede, insomma, da Bologna. L'obiettivo strategico, lo ripeto ancora, non è mai la rivoluzione di queste violenze. La propaganda rivoluzionaria nell'esercito non funziona. In Italia non si formano dei consigli rivoluzionari nell'esercito come in Russia. Per tutti questi motivi ho delle perplessità sull'uso che Furt fa della categoria di guerra civile per il primo dopoguerra. Perché? Perché lo Stato liberale non viene spazzato via da un conflitto armato che vede contrapposti due schieramenti politici e militari. Non c'è un contrasto attivo del governo nazionale, un'efficace resistenza da entrambe le parti che si impongono l'obiettivo comune di giungere al potere. Nel primo dopoguerra non si verifica una guerra civile, ma una guerra unilaterale combattuta dal fascismo e sostenuta in modo strumentale dallo Stato che pensa di usarlo, poi appunto verrà spazzato via da quella stessa violenza.
Applicare il concetto di guerra civile al 1919-22, a mio modo di vedere, confonde un po' le acque, non aiuta a comprendere quella complessità delle violenze che ho richiamato velocemente, e in qualche modo contribuisce anche a legittimare l'interpretazione del fascismo come una reazione al presunto biennio rosso rivoluzionario. Ma il fascismo non è una reazione a un presunto biennio rosso rivoluzionario, perché non c'è nessun biennio rosso in Italia, nonostante che appunto questa espressione venga ancora utilizzata. Non ci sono soltanto le lotte rivoluzionarie socialiste, le lotte rosse, ci sono anche quelle bianche dei popolari, ci sono anche quelle rosse dei repubblicani, ci sono quelle rosse e nere degli anarchici. E già nel 1920 ci sono già le violenze dello Stato e anche del fascismo, che hanno una continuità col biennio successivo. Quindi è un biennio non rosso, è un biennio multicolore, multiforme. E la violenza fascista non è una reazione a quel biennio lì, si ricollega in modo coerente con appunto quell'ideologia che era già stata espressa a partire dal 1919. Il fascismo appunto parte a attaccare soprattutto i luoghi di lavoro, le piazze, i mercati, che sono i luoghi che hanno portato una democratizzazione della società. Quindi lo squadrismo non è una reazione alla rivoluzione, ma è una reazione appunto a quei processi democratici che partono soprattutto dal mondo del lavoro. Quello che emerge dalle pagine di questo libro è che la violenza fascista non è solo più organizzata, sistematica e finalizzata alla conquista dello Stato. Come dicevo in apertura, è un valore che finisce per definire tutta la storia del fascismo. Da queste pagine possiamo comprendere che per il regime la violenza non è un residuo del passato. Entra nelle istituzioni, si fa Stato, rimane un programma, un principio e uno strumento per reprimere gli oppositori. L'aggressione e la ricerca della guerra civile sono elementi fondanti che permangono nel fascismo. La milizia volontaria per la sicurezza nazionale, leggi eccezionali, la coercizione dello Stato di polizia, quindi appunto lo squadrismo che la violenza che entra nello Stato, non comportano però anche la cancellazione di una violenza spicciola e dello squadrismo. Lo squadrismo rimane sempre utile per aggredire anche mortalmente gli antifascisti, per intervenire in Libia, in Etiopia, in Spagna, nei Balcani, durante la Repubblica Sociale Italiana, alla ricerca appunto di renitenti, disertori, antifascisti e partigiani. Quindi c'è un filo lungo che collega in qualche modo Piazzale Loreto, mi riferisco all'esposizione dei cadaveri partigiani appunto a Milano, ai villaggi della Slovenia, ai villaggi del Montenegro, ad Addis Abeba, alle deportazioni libiche e alle strade di Bologna del primo dopoguerra. Ecco, nel 43-45, a differenza del 1919-22, il movimento operaio e i suoi partiti scelgono strategicamente le armi per cacciare i tedeschi, liquidare i fascisti e costruire una nuova società. Ecco, in questo caso non si tratta più di insurrezioni e localizzati fuochi di guerriglia difensiva come nel primo dopoguerra, che erano minoritari condannati dalle sinistre, ma di partigiani che combattono, oltre a una guerra contro i tedeschi, anche una guerra civile contro i fascisti. Adesso sì che la violenza è organizzata, sostenuta politicamente e a volte a delineare il perimetro di un nuovo Stato, ma così non era appunto nel primo dopoguerra. Vi ringrazio. Grazie molto Andrea Ventura per questa lettura particolarmente intensa e direi anche meravigliosamente critica, che riprende una riflessione sulla messa in discussione della categoria di guerra civile al centro, peraltro recentemente, anche di un intervento di Albanese nel convegno sulle guerre fasciste all'Esitto Gramsci.
Mi sembra che è una riflessione che sta prendendo corpo in varie sedi, nel rendere più complesso, nel guardare a dire, una dimensione più sfaccettata e soprattutto di non guardare la violenza fascista come cosa a sé stante, ma giocando su un quadro di violenza più ampio, ma che non sia unificato soltanto dalla guerra civile. Non occupo però altro tempo, anche se mi verrebbero da dire altre cose, per dare la parola a grande piacere a Daniela Gagliani, invece con un quadro più spostato, magari di maggiore attenzione sugli anni 30, sugli anni della guerra, ricordo ovviamente che Daniela Gagliani è stata professoressa presso l'Università di Bologna, l'avevo dato per scontato precedentemente nella presentazione precedente. No, per moltissimi anni, no, vabbè, lo consideravo talmente, come dire, ovvio, sì, e le do con molto piacere la parola per la sua anche capacità di lettura sulla violenza, soprattutto dell'ultimo fascismo. Grazie. Grazie a Toni Rovatti, grazie anche all'Istituto Bari per l'invito. E dirò che sono contenta di aver avuto occasione di leggere il libro di John Foote. Inizialmente Tony me l'aveva inviato tramite PDF e avevo cominciato a leggerlo con grande fatica, perché leggere tutto con computer è complicato, ed ero rimasta un po' colpita in maniera non positiva dalle prime due pagine. E ho detto, ma di cosa parla? Mi ero un po' così, no? Stupita, perché questo riferimento alla nonna, alla bisnonna, quindi di classe agiata chiaramente, e la quale in Italia nel 19, 20, 21 dice il fascismo, che meraviglia, finalmente ha messo un ordine. Praticamente in quest'Italia martoriata dagli estremismi, dal sovversivismo. Detto così, dico, adesso come va avanti questo libro? Dico, io l'ho trovato un po' in difficoltà. Poi, procedendo, questo riferimento alla famiglia è un riferimento che lui ha voluto fare anche per mettere in evidenza come non solo sul piano internazionale una parte, diciamo, dei britannici, degli inglesi, una parte di francesi, a certi livelli di classi sociali in particolare, potevano aver dato il loro assenso a questa soluzione italiana della crisi del primo dopoguerra. Ma per mettere in evidenza come una parte degli stessi italiani poteva aver reagito, soprattutto le classi medie, nei confronti del fascismo. Il libro in realtà, come ha messo in evidenza benissimo Andrea Ventura, parla e si sofferma sulla violenza. Io pensavo ai due titoli, il titolo in italiano e il titolo in inglese. Il titolo in italiano è Gli anni neri, ascesa e caduta del fascismo, e certo gli anni sono neri, il nero è presente ovunque nel libro, è presente nelle divise degli arditi di guerra, nei loro gagliardetti, nella milizia volontaria, è presente. Sono neri, sono anni neri, perché sono terribili per chi ha subito persecuzioni e continua a subire persecuzioni, gli antifascisti, ma anche i loro familiari, no? E anche fino addirittura alle maglie, alle magliette indossate dalla nazionale di calcio, che in una partita addirittura si mettono la maglietta nera, oltre che fare il saluto a Mussolini, il saluto fascista. Infatti questa parte, anche per dire, per quanto riguarda gli anni 30, ho apprezzato anche questa parte su, diciamo, la costruzione del consenso
da parte del fascismo attraverso lo sport, che è un tema di cui Fuzzi si è occupato anche in altra sede. Io l'ho apprezzato perché io non sono una cultrice di questi argomenti, però all'interno di un libro più generale sul fascismo, per esempio, anche mettere a confronto le fonti italiane e le fonti inglesi, cioè laddove rispetto a questa partita che si tiene, questa sorta, diciamo, chiamiamola di mondiale, che si tiene a Highbury, a Londra, secondo le fonti inglesi, gli italiani hanno giocato naturalmente non secondo lo schema da gentleman, ma a livello di guerra vera e propria, a quanto pare calciavano dappertutto, buttavano via i giocatori, cioè un comportamento incredibile, mentre naturalmente visti la partita vista dagli italiani, e qui è molto interessante questa cosa, siccome a quanto pare finisce 3-2 per gli inglesi, nonostante le botte che gli italiani danno, quando ritornano, nella stampa vengono descritti come pur se sconfitti, i nostri eroi hanno combattuto da eroi. E questo, adesso apro una parentesi perché non voglio, ci sono tanti temi su cui riflettere, questo discorso del vittimismo che arriva fino a noi e può andare anche oltre. Pensate, cioè, al vittimismo per Dogali, sconfitti ma eroici, ad Adua, sconfitti ma eroici. E questo anche il fascismo lo fa proprio per tutte le sue, a Jarabub, sconfitti ma eroici, era la Men, sconfitti ma eroici, diciamo lo stesso nemico che ha reso l'onore delle armi ai nostri, perché i nostri erano dei combattenti leali, no? Mentre qui viene fuori che calciavano, no? Per quanto riguarda la partita di calcio, in maniera incredibile, al di là di quanto ha detto Ventura, per tutti gli eccidi che noi abbiamo fatto laddove siamo stati presenti a livello internazionale. Dunque questo discorso del vittimismo, che è il discorso dello stesso fascismo, sono gli altri, no? Che ci colpiscono, sono gli altri che colpiscono l'Italia, sono gli altri che distruggono l'Italia, e quindi e noi dobbiamo difendere questa Italia. E si presentano sempre come vittime. Qui poi voglio dire qualcosa, perché è molto importante un aspetto, cioè mai non parlo dell'RSI, ma non ha importanza, non è questo, cioè mi sembra che diciamo il nodo, cioè laddove c'è più materiale, più elementi anche di riflessione, sia soprattutto per gli anni 20, per le origini, per tutta la parte, diciamo, iniziale, come veniva detto, dal 1911-14, la Settimana Rossa, e poi tutta la parte, chiamiamola, della crisi dello Stato liberale, delle origini del fascismo, come vogliamo dire, e così via. Quindi il mio sarà un discorso più generale, se me lo consentite, insomma, perché mi interessava, siccome appunto sto riflettendo su alcune cose, sto guardando, leggendo alcune cose. Dunque, anni neri e va benissimo. Il titolo inglese però forse è più pregnante, Blood and Power, sangue e potere, no? Lo tradurremo noi. E poi sempre ascesa e caduta del fascismo, quello uguale. Ed è proprio questo aspetto della violenza del sangue che colpisce enormemente, a partire, e qui appunto io non mi sono messa d'accordo con Andrea, ma concordo molto con lui, e dirò anche io alcune cose a sostegno di queste, perché questo lavoro propone una riflessione, sarebbe un lavoro su cui riflettere intorno a un tavolo, in tanti, no? Dove ci si scambia opinioni, risultati delle proprie ricerche, le si confronta con queste
di FUP, secondo me sarebbe molto, molto utile. Io porrò anche solo alcune questioni. Ciò che è importante è questo aspetto di uno squadrismo che parte immediatamente, a partire diciamo dall'aprile del 19, l'assalto all'Avanti. Uno potrebbe dire addirittura l'assalto, cioè la scala con Bissolati del gennaio del 19, lì non c'è violenza fisica, c'è però il fatto di non far parlare l'avversario, di non far parlare l'avversario, che l'avversario è un personaggio come Leonida Bissolati, non è un personaggio qualunque. E la violenza dal 19 al 45, veniva già detto, chiamiamolo il periodo 19-22, dove la parte più pregnante, ma anche Libia, la riconquista della Libia, l'Etiopia e poi tutta la parte riguardante, che è molto ricca, articolata, ci ritorna più volte, riguardante l'antisemitismo, no? Cioè, quindi anche le varie comunità come... E vorrei dire tra parentesi che mi sembra molto... mi ha sollecitato la sua riflessione quando dice: al di là dei numeri, le comunità ebraiche furono decimate, ne rientrarono pochissimi dai campi o ne rientrarono pochissimi dall'esilio. Una comunità come quella di Ferrara, che era una comunità molto consistente, intorno a 700-1700 individui, e poi si ridussero a 200 al termine della guerra. Dunque non è solo questione di numeri, è questione di come diciamo, si modifichi una struttura sociale, si modifichino le relazioni all'interno di una città, si modifichi una stessa città. E quindi ci mette in evidenza come ci sia un discorso, oltre a quello quantitativo, un discorso qualitativo. E secondo me questo vale per questo e vale per tante altre cose. Però mi sembra una riflessione da tenere presente, così come lui tiene in continuazione presente, ce lo sottolinea, il significato della persecuzione nei confronti degli antifascisti per la vita degli stessi antifascisti e per la vita dei familiari, perché sono persecuzioni che proprio segue questo, io sono d'accordissimo con lui. I caratteri della violenza: è una violenza estrema, è una violenza jubilant, come qualcuno parlando quasi, no? Mi è sembrato molto interessante il riferimento al pogrom che viene fatto da uno stesso giornalista fascista all'indomani dei fatti terribili della strage di Torino dopo la marcia su Roma, siamo nel dicembre del 1922, dove c'è questo scatenarsi proprio a livello di pogrom, e qui appunto vengo, non mi sono messa d'accordo con lui, ma vengo a questo, cioè anche qui la violenza del movimento operaio in qualche modo è sempre difensiva, è generalmente difensiva. Ci sono, certo, la strage al teatro di Ana, quella è un'altra cosa, però diciamo non è programmata. Io non ho portato con me il computer, non ho stampato alcune citazioni che mi sarebbe piaciuto leggervi. Comunque mi sembra interessante questo di questo Belli, di questo squadrista, che in questo libretto, dove raccoglie dei suoi interventi, dei suoi articoli del 1920 fino all'aprile del 21, quindi siamo agli inizi, dice: cosa facevano i nostri avversari? I nostri avversari, cioè i socialisti, non è ancora nato, no, è appena nato il Partito Comunista, comunque i nostri avversari cosa facevano e cosa fanno tuttora? Tutt'al più arrivavano e arrivano tuttora alla dimostrazione, alla manifestazione, al comizio, non vanno più in là, no? Quindi con questa aria strafattente,
Noi invece andiamo più in là, noi non abbiamo problemi ad andare più in là. E lo stesso Curzio Malaparte, che ne sapeva di squadrismo e ne conosceva parecchi squadristi, poi nel 1931 dice la violenza dei fascisti era sistematica e scientifica. Dice di tanto in tanto dovevano lamentarsi, si lamentano sui giornali, fare vittime, no? Ma questo serve solo a livello ipocrita per convincere esponenti della piccola borghesia dei ceti medi per la loro griglieria. E quindi devono, no, dire che anche loro sono attaccati, ma in realtà la loro violenza, e questo lo dice un Curzio Malaparte, e ci sono altre citazioni che io sto andando a recuperare, non in un giro, proprio di fascisti, proprio sull'esame della loro stessa violenza, quindi sistematica e scientifica. E mi sembra che questo aspetto anch'io, appunto, senza mettermi d'accordo con lui, mi sono posta la questione, si può parlare di guerra civile, oppure di bande eversive che fanno la guerra sostenute dallo Stato, perché quello che ormai viene in mente, secondo me il libro di Fucci lo pone con chiarezza, qui c'è il sostegno, non c'è solo il ritrarsi, c'è il sostegno. Lo Stato quando vuole, con le sue strutture, interviene con la polizia, in questi anni con le guardie regie, interviene con i carabinieri, e quando non ce la fa chiama l'esercito. E l'esercito ha sempre colpito, no? Rochat ce l'ha insegnato, che l'esercito aveva quello scopo in Italia, soprattutto quello di reprimere i movimenti sociali all'interno del paese. Era strutturato proprio in questo modo. Dunque l'esercito ha una lunga storia di repressioni della conflittualità, chiamiamola in senso lato socialista, del movimento operaio. Quindi è abituato, sa fare, ma non interviene solo di fronte alla marcia su Roma, non è solo a Roma che non interviene, il re non firma, ma non interviene in nessuna altra sede. E io sono quindi questo discorso per la guerra civile, lui mi ha fatto porre appunto anche a me questa questione, che è più una guerra scatenata da queste bande eversive, che possiamo chiamare proprio bande eversive, con lo scopo precipuo di colpire prima il Partito Socialista, il PUS, poi i socialisti, non solo i dirigenti, ma anche i militanti, prima i militanti a livello intermedio, poi i militanti. E quindi questo discorso della collusione degli apparati dello Stato, dalla polizia alle guardie regie, ai carabinieri, all'esercito e la magistratura, giustamente diceva, qui si segue proprio i processi, no? E l'ingiustizia che chiamiamoli antifascisti per essere brevi, subiscono di fronte ai processi di questi anni e quasi tutti, direi, anche nei processi del secondo dopoguerra, anche nei processi dopo il 1944-1945, dopo la liberazione. Qui, ecco, Foot, secondo me, ci pone un'altra questione, questo libro con questa ricchezza di vite, di storie che ci vengono raccontate, è quella della debolezza. Noi finora parlavamo della debolezza dello Stato liberale. Qui è la debolezza degli ideali liberali democratici. E allora quel discorso, quel Giovanni Gentile, che prestissimo dirà fascismo è liberalismo, lui liberale, lui liberale, che alla fine dice così, fascismo è liberalismo, Croce che appoggia il fascismo fino al 1925 di fronte a queste cose terribili che succedono,
E poi nel 25 si distacca e diventerà un oppositore, no? Sarà l'estensore del manifesto degli intellettuali contro il fascismo. E oltre a questo, quello che colpisce nel libro di Fulp, che è ricchissimo di riferimenti, di dati, di esemplificazioni, è l'atteggiamento della stampa liberale. Quindi non c'è solo alcuni intellettuali che appunto arriva a dire fascismo è liberalismo, che è una cosa terrificante se ci pensiamo nel 23 dire una cosa così, ma è la stampa liberale che denigra chiamiamoli gli oppositori. L'altro aspetto molto importante di questo libro, accanto appunto alla descrizione della violenza, di questa violenza estrema, dove, come diceva Andrea prima, proprio si sente, si vede il sangue colare, si vede il cranio tumefatto, si sentono anche i rumori, no? Quindi questa capacità di restituirci questi aspetti, c'è l'altro aspetto immediato, la manipolazione della storia. Il fascismo, io un po' di tempo che lo dico, quando mi capita, se faccio, che il fascismo cos'è innanzitutto? Io dico, è un grande manipolatore. Se uno dice che cos'è, cioè, un grande manipolatore, una grande l'adulterazione, la falsificazione. E qui è interessante, qui faccio un aggancio alla parte finale del libro di Foot, che arriva ai giorni nostri in qualche modo, non è arrivato all'ultimo governo perché è uscito un attimo prima, ma arrivando appunto alle vicende berlusconiane, post-berlusconiane, anche a Trump, i pericoli del, tra virgolette, fascismo o altre forme di fascismo, è questo il discorso della costruzione di fake news. Lo pone per oggi, per l'oggi, no? La costruzione di fake news. E il fascismo forse appunto, come si dice, può aver iniziato questa, quindi una abilità, da dove gli veniva? Dal nazionalismo? Noi abbiamo sottovalutato, questa è una domanda che io faccio per un futuro, per ricerche, credo che noi non abbiamo considerato abbastanza il nazionalismo italiano. E forse anche gli inglesi, no, per dire così, o i francesi, in questo non ci hanno potuto dare una mano, perché per loro il termine nazionalismo ha un altro significato. Loro devono aggiungere un aggettivo per definire il nostro nazionalismo. Loro devono metterci, perché nazionalismo è come patriottismo. E anche in Francia, per la Francia, non è immediatamente il nazionalismo qualcosa di negativo. E questo se lo ponevano gli stessi fascisti. C'è un convegno in cui appunto sono insieme e si pongono la questione, ma il termine nazione, nazionalismo, è diverso per noi rispetto al significato che ha per gli inglesi o per i francesi. E io credo che questo aspetto del nazionalismo, perché o noi lo definiamo nazionale imperialismo e quindi cambiamo, non li chiamiamo col nome che loro si danno, ma li chiamiamo con il nome che è giusto dargli, che è giusto dargli, e il nome che è giusto dargli, proprio per capirci su un piano più internazionale, è eliminare questa ambiguità, per cui nazionalismo può significare patriottismo. No, non c'entra niente, patriottismo con nazionalismo non c'entra niente, lo dicono loro stessi. Mi sono andata, ho cominciato a lavorarci un po' dietro, sopra, e qui siamo al nazionale imperialismo, e c'è una violenza di questi nazionali imperialisti, chiamiamoli così, e anche una capacità, sono abili, sono colti, sono dotti, si preparano negli anni, nel primo decennio del Novecento, si preparano, ci sono economisti, demografi, statisti, giuristi, si preparano, e si preparano anche appunto per... E qui questo aspetto di dire Mussolini non è mai stato nazionalista, questo lo scrive De Felice, ma io non sono assolutamente d'accordo,
Mussolini non è mai stato nazionalista se si intende che non ha mai aderito al gruppo nazionalista. E del resto allora lui faceva la Settimana Rossa, era contro la guerra di Libia, quando questi invece loro volevano la guerra di Libia, e come? E volevano la prima guerra mondiale, e come? Ma è un nazionalista se ragioniamo nei termini che ci diceva prima Andrea, nel senso di imperialista, nel senso di imperialista, l'Italia grande, l'Italia dominatrice, l'Italia che deve dominare non solo l'Adriatico ma il Mediterraneo intero. E dunque, in questo senso, cos'è questo se non nazionalismo, secondo quello che ci dicevano i nazionalisti, i nostri nazionalisti, che appunto bisogna chiamare, meglio chiamare, quando anche lì si sfoltiscono, perché anche lì ci sono scissioni, gente che se ne va via, ma quelli che restano sono dei nazionali imperialisti. E anche loro costruiscono le fake news. È gente intelligentissima, preparatissima. C'è proprio uno, dice, la teoria del complotto. Però questi si preparano. Si preparano per sconfiggere che cosa? Lo scrivono. Nel 1908, 9, 10, lo scrivono. Dobbiamo andare alle radici. Quali sono le radici? L'anti-umanitarismo, l'antipacifismo, tutto ciò che faceva parte del portato della democrazia, che aveva avuto poco peso, se vogliamo, ma il movimento operaio lo portava avanti il pacifismo, portava avanti l'antimilitarismo, portava avanti l'umanitarismo, quindi una prospettiva universalistica, e l'universalismo è un attacco, quando si dice attacco all'illuminismo, è un attacco all'illuminismo, portato scientemente, volutamente, questo ve lo dico perché secondo me sono terreni molto interessanti da andare a analizzare, perché non se li inventa, no? Mussolini se li trova, lui se lo trova un Rocco, lui se lo trova un Federzoni, un altro di Bologna, sono lì pronti, ma che hanno studiato, ne sanno tanta, ne sanno tanta, sono docenti universitari, sono degli studiosi. Il libro di Foote dà un contributo alla cronologia, già quando dice che per Bologna nel novembre del 20, qui appunto cita Luciano, no, è già la fine della democrazia, quindi novembre 1920 è finita la democrazia, è finito qualsiasi spazio, e ancora di più, e l'ho apprezzato, quando cita la colonna di fuoco di Balbo, cioè la conquista di Ravenna, la distruzione delle case, delle cooperative, e poi la colonna di fuoco. E qui nessuno li ferma. Questi scorazzano da Ravenna a Rimini, passando per Bertinoro e varie altre località, armati con dei camion, no? Che gli ha fornito anche il questore di Ravenna, e vanno a incendiare tutto ciò che è socialista, lo dicono, incendi, la colonna di fuoco, e nessuno li ferma? Nessuno? E quindi l'agosto, io l'ho sostenuto a un convegno perché mi hanno chiamato per una cosa, che nell'agosto del 22, ormai, per la Valle Padana fondamentalmente, i giochi erano chiusi, quindi la cronologia non si deve aspettare la marcia su Roma, e infatti anche con la crisi Matteotti, dal giugno del 24 fino al 3 gennaio del 25, la Valle Padana, che tanto, che un grande contributo avrebbe potuto dare alle lotte per la democrazia, voglio dire, non può più darle, perché è stata sconfitta. E quindi la sconfitta, quindi proprio il disfacimento, il voluto disfacimento dello Stato liberale, democratico, e la debolezza degli ideali e dei valori liberali.
vedete Bologna, la Valle Padana, Ravenna e tante altre località, Modena, ecco, Duilio, Sinigaglia, cioè vengono fuori tante cose, è un libro molto molto ricco, Ferrara, cioè era giusto presentarlo, come diceva Toni Rovatti all'inizio, era giustissimo presentarlo a Bologna. Un'altra cosa che ho apprezzato molto è quello di il peso dato alla figura di Francesco Misiano. Francesco Misiano, ce lo siamo dimenticati, invece dovrebbe essere, non a caso fu la Franca Fioroni Bortolotti a dedicargli una biografia, lei è la prima studiosa delle donne, no? Storica, ha studiato Francesco Misiano, un uomo dolcissimo, inerme, però rifiuta di andare in guerra e viene bollato come disertore. E quindi quello che non combinano a Misiano e soprattutto viene cacciato dal Parlamento. E qui cita Collotti, quindi ricordiamo Collotti, che insomma anche con Bologna ha avuto tanto a che fare, a vedere, Collotti dice non ci si rende conto che non, e viene citato appunto da Foot, non difendere Misiano, farlo cacciare via dai fascisti volgari, violenti, era la sconfitta per tutto il movimento operaio, per lo stesso Partito Socialista e per tutti, non si doveva cacciare via. Infatti queste cose ci servono anche rispetto a rintuzzare perché si è stati deboli, a rispondere, no, a questo. Era finito l'umanitarismo, è Turati il più bravo che scrive nel, è bellissima la frase che riporta Foot, è Turati che dice la diserzione, noi non possiamo accettare, no, dicono i fascisti, e con i fascisti nazionalisti e così via, che Misiano se sieda in questo, nel Parlamento. E Filippo Turati, che non aveva, sì, era stato, Misiano veniva dal socialismo, ma era passato al Partito Comunista, Filippo Turati era stato socialista, come sappiamo, e dice, scrive, se c'è stata una diserzione, cioè che vi era stata una diserzione più vasta, più formidabile, più inespiabile contro le leggi della giustizia e dell'umanità, quella diserzione ebbe nome guerra. E quindi l'umanità, torniamo all'umanità, all'umanitarismo, al dovere distruggere l'umanitarismo, il pacifismo e tutto ciò che questo significa, quindi il militarismo, anche il macismo, di cui viene fuori anche il virilismo, tutto quello che volete che si collega a un discorso di eliminazione del... non mi soffermo, semmai anch'io sul 19 avrei cose da dire, o anche sugli arbitri del popolo, ecco, avrei dato uno spazio diverso agli arbitri del popolo, o anche su altri aspetti, ma non è questo il punto. E poi ecco, mi fermerei su Piazzale Loreto, perché spende molte pagine Foot al termine del suo libro su Piazzale Loreto, sui giudizi che vengono dati da chi era presente, giornalisti inglesi o americani, italiani a vari livelli che sono presenti, e su questa cosa terribile che succede a, e anche sui processi, diciamo, sommari del dopoguerra. Ecco, Franca Valeri ti dice, io finalmente mi sono ho sentito che ci eravamo liberati, finalmente era avvenuta la liberazione, vedere là Mussolini morto. E perché? Allora, più che con i legami col 22, 19, 22, o 24, quello che vogliamo, è il legame, lui un po' lo suggerisce, anche se non ci va a fondo su questo, è il legame col 25 luglio del 43. Siccome siamo reduci con Toni da un convegno in cui ho parlato di questo, lui è ritornato. Nel 43 nessuno va a cercarselo per ucciderlo, cioè dopo il 25 luglio.
Gli antifascisti non se lo vanno a cercare, perché adesso andiamo a far fuori Mussolini, dov'è che è, andiamo a cercarcelo. E non solo lui, ma anche con gli altri, non abbiamo delle uccisioni di fascisti. È lì. Se fosse stato un legame, io su questo ho dei dubbi, sul legame col 19-22, il legame è con la guerra 43-45 e col fatto che questi qua fossero ritornati. Se ne erano andati, Mussolini era via, loro si nascondevano, erano scomparsi, nessuno gli fa niente, perché non abbiamo delle uccisioni il 27, 26, 27, 28 luglio del 43 nei giorni successivi. Abbiamo degli spintoni, vai via dalla piazza, abbiamo dei gesti di irrisione se vogliamo, ma non abbiamo delle uccisioni. Le uccisioni le abbiamo dopo il 25 aprile del 45, ma perché? Perché questi sono ritornati. E perché sono ritornati? Per prepotenza. Adesso basta, infatti c'è qualcuno che dice abbiamo accettato che voi, no, di essere tranquilli, è finita qua, no? Col 25 luglio è finita qua, ognuno per la sua strada, ma d'ora in avanti adesso siete tornati, tornate con una brutalità senza fine e quindi adesso non dovete più tornare. E giustamente la Franca Valeri dice, finalmente quando l'ho visto lì, l'ebrea, quindi ha dovuto sopportare anche tutto quello che ha dovuto sopportare, dice, finalmente non torna più, posso vivere serena. E qui anche su questo, e comunque ringrazio Foot per questo suo libro che ci dà appunto molti elementi, anche molti elementi su cui discutere. Grazie molto anche Vianella Gagliani e darei subito la parola a John Foot per grazie, grazie tantissimo Antonio Rovati, Elena e anche i relatori. Volevo raccontare un attimo quello che ho cercato di fare nel libro e poi torno su alcuni punti che sono stati sollevati. Come aveva detto Andrea, le biografie stanno a cuore del libro e io avevo una scelta, una vasta gamma di possibilità di persone all'inizio. L'idea era di portare alcuni personaggi, ma anche alcuni luoghi che riappaiono, tipo Alfonsine, che riappaiono. Cioè, l'idea era di tracciare questa storia dal 11 fino anche al dopoguerra, dipende dalla persona. E dopo la ricerca sugli archivi, sui giornali, su varie cose. Gli archivi sono stati importanti per il materiale che c'è, perché negli archivi della polizia o del casellario politico non c'è solo sorvegliato o preso un treno, ma ci sono anche lettere private, c'è anche molto materiale ricchissimo sulla vita delle persone che è stato poco usato dai storici in questo senso, secondo me. Ci sono alcuni storici, tipo io, non so se conoscete il lavoro di Giuseppe Aragno sulla vita degli antifascisti, usando gli archivi per ricostruire la storia di vita. E dentro questi archivi ci sono tantissime cose, anche foto, anche descrizioni di cicatrici, e questa cosa qui, no? Che spesso sono cicatrici della bastonata dei fascisti in testa, spessissimo, perché qui vengono bastonati quasi tutti. Quindi ho cercato di, l'idea era di avere queste biografie che poi spariscono, alcuni poi ritornano, poi diventano magari fascisti o finti fascisti, o lasciano la vita politica, tantissimi lasciano, questa è una formula, no? Lasciano la vita politica perché non hanno scelto. E non, in realtà, in maggioranza dei casi, restano socialisti o comunisti o anarchici, ma non hanno possibilità di praticare questa militanza perché non è possibile. Quindi lasciano anche per lavorare, per vivere, per mangiare. E si vede in tutte le biografie, ha lasciato la vita politica nel 22, 21, 22, 23, 24. Poi ritornano spessissimo nel 45 o 43. Sono lì che si addormentavano. Tanti devono scrivere lettere di sottomissione a Mussolini per lavorare.
tantissime delle persone con cui ho parlato sono avvocati, sono, non hanno la possibilità di lavorare. È un'altra cosa che fa fascismo, non è solo che distrugge la sinistra, distrugge la politica o il sindacato, distrugge anche la vita stessa delle persone, è una cosa quasi in un certo senso più brutale. Pensa a Massarenti, che è sindaco di Molinella, un personaggio incredibile, che anni 30 si trova a dormire per strada, che non ha soldi per mangiare, no? È un'umiliazione totale. Alla fine la chiudono anche il manicomio. Cioè, l'umiliazione su umiliazione su questo senso di distruggere la persona è veramente da parte di fascismo regime, che è la continuazione di squadrismo, perché squadrismo non è solo violenza, ma anche umiliazione pubblico, è di portare la persona in strada, copierne uno per educarne centro, no? Questa è la funzione della violenza, è di far paura alla grandissima maggioranza delle persone, che non sono quelli che la prossima sarà te, no? Questo è Misiano, che è il capo del pacifismo italiano, il prossimo sarà un personaggio sconosciuto, la moglie o i figli o che altro. Quindi la violenza era così efficace anche per quello. Quindi questa biografia era difficile, secondo me funziona qualche volta, molte volte non funziona, alcuni ho dovuto tagliare, quindi alcuni erano diventate delle sessioni. Ercole Buco era diventato una sessione totale. Infatti in alcuni cosa che fine fa? In molti libri, anche i libri sulla deportazione, c'è scritto che lui finisce a Dachau e muore lì. Oh, va bene, è morto da cavolo, bene, ho messo questo. Poi uno storico, Stephen Foti, mi ha detto, non è vero, non muore da cavolo, torna in Italia e diventa democristiano. Cioè, è una cosa incredibile, da massimalista, poi fa finta o diventa fascista, non si sa esattamente, torna in Italia, viene processato ancora, viene deportato da cavolo, torna a Firenze e diventa democristiano. Quindi ci sono queste odissee, lo stesso Ennio Nudi, di cui è un personaggio non tanto studiato, anche per neanche a Bologna, cioè non c'è una biografia di lui. Lui sindaco per un'ora. Questa sua odissea è incredibile, perché lui va in Messico, va in Stati Uniti, va in Francia, seguito dappertutto, sempre sorvegliato, sempre, 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 non ha soldi. Torna nel 1946 e non sa più cosa fare, cioè è spaesatissimo a Bologna nel 1946, è stato superato da tutto. Ha una bellissima tomba, però sono andato anche a vederlo, è stupendo, ma non credo molto visitato da nessuno. Però la più bella tomba della storia del socialismo italiano, secondo me. Quindi questa storia sono quella che mi ha affascinato. La seconda cosa è la violenza, ma non raccontata con statistici o numeri o, non so, 20 persone sono state uccise, 30 persone sono state passate. Ho cercato, non credo che sono, cioè, ho cercato con mezzi che ho, però secondo me sono poveri di entrare nella violenza, nell'esperienza della violenza. Cioè, quando Modigliani, che è un vecchio socialista con la barba, sta a un ristorante nel 17 e viene attaccato perché non può uscire di casa, da 17 in poi, no? Perché è stato contro la guerra. Lui non può uscire, non può fare niente, non può andare in treno. Per 8 anni subisce violenza di tutti i tipi, lui non risponde mai. Anche per il vecchio fascista risponde solo con le parole. C'è questa descrizione. È difficile entrare perché si vorrebbe anche archivi medici o qualcosa così, o anche la trauma psicologica, come si fa a scrivere quello? Non ci sono i fonti, bisogna magari usare anche fiction o non so, fotografie o qualcosa così, ma però c'è queste descrizioni di quando lui è a Roma attaccato dai fascisti, c'è questo crack sulla testa, questo rumore. La moglie di Modigliani, Vera Modigliani, sono
in esilio insieme in Francia, poi devono scappare dalla Francia in questo modo incredibile, con l'aiuto di Joyce Lussu. Lui non toglie mai la barba, perché anche ottuso, viene sempre riconosciuto con questa barba. E lui dice: io non tolgo la barba, anche se la moglie è disparato, perché è sempre Modigliani, no? Ma lei fa vedere sempre questa cicatrice agli altri, dice: guarda cosa hanno fatto i fascisti. E lui è inerme, no? Un personaggio. Quindi questa violenza è, come ha detto Daniela, è mirato, è scientifico, ma anche crudele, c'è tutto questo insieme di cose. Non hanno nessun pudore di usare la violenza di questo tipo. Infatti si divertono, vanno a bere, dopo vanno a bere prima, fanno la festa, è una festa. Queste persone sono diventate non umani per loro, sono simboli per loro e quindi possono ucciderli, possono attaccarli quando vogliono. C'è un odio totale lì, che si vede negli attacchi su Miziano. È una cosa che mi ha colpito, che sono contento che l'ha visto anche Daniele nel racconto, nella stampa tipo Corriere, non una stampa fascista. Quando parlano della violenza contro Miziano, è come se facesse ridere, no? Si parla, ah, povero Miziano, dovuto scappare vestito da prete da casa sua da 200 fascisti. Allora, lo raccontano come se fosse un spettacolo da ridere, invece di una persona che sta cercando di salvare la vita propria, no? E questa sottovalutazione, ma anche quasi un appoggio alla violenza fascista, già nel Corriere Liberale del 21, non nel Corriere del 25, 26, 27, è un segno che la violenza fascista ha un appoggio, un consenso abbastanza vasto, secondo me, non solo fra loro, perché loro, i squadristi, sono una minoranza molto piccola. Cioè, nelle elezioni i fascisti non vengono mai eletti, o vengono eletti in poco, o nei blocchi, nei listoni, ma mai più di 30, no? È una minoranza, però efficacissimo. Questa è una delle grandi invenzioni del fascismo, questo uso politico della violenza sul territorio. E giustamente, come è stato detto, hanno già vinto molto prima della marcia su Roma. Hanno distrutto 200 consigli, 280 consigli comunali con la violenza, già vinto sul campo. Ma c'è su Roma, no? È la parte finale, ma è già successo la distruzione della democrazia. Perché l'altra cosa che odiano, oltre gli umanitari, i pacifisti, è la democrazia. Odiano la democrazia, devono distruggerla. Infatti Mussolini dice, dopo l'elezione del 19, questa elezione va cancellata. Noi non accettiamo i risultati di questa elezione. E tutti quei 156 socialisti vanno spazzati via. Infatti io ho fatto questo per un altro ricerca. Ho guardato per ognuno di quei 156 deputati sono stati attaccati con la violenza. Ogni deputato socialista. A un certo punto alcuni sono stati uccisi, alcuni sono stati quasi uccisi, tipo Tito Oro Nobile, deputato quasi ucciso con le sigarette contro gli occhi. Tutti attaccati. Quindi questa violenza è stato mai caotico, solo nei momenti di rappresaglia diventa caotico, ma nell'uso quotidiano è stato molto, molto scientifico, mirato, efficace. Due cose sulla guerra civile bielorusso. Io penso che è utile tenere questi termini in questo senso. Io penso che sono stati episodi di guerra civile nel dopoguerra italiano. Non credo che sia stata una guerra civile, quella sarebbe assurdo, non come la Spagna o neanche come nel 43-45, però alcuni momenti sono episodi di guerra civile, tipo Empoli, no? Quello è un episodio di guerra civile, cioè violenza incredibile fra due parti di italiani in un contesto di
un altro contesto. Quindi io credo che è utile tenere un po' questo termine e non lo uso come la stagna o come l'antibiotico, non eliminarlo completamente, perché anche il tipo di violenza, quello di Empoli, quando arrivano questi marinai che sono scambiati probabilmente per squadristi, c'è una violenza incredibile della popolazione di Empoli contro questi giovani marinai, che sono uccisi 9, buttati nel fiume, una cosa di guerra civile, secondo me, in Toscana da 21. Possiamo discutere, Biennio Rosso, anche quello, io non butto via tutto, era abbastanza rosso, Biennio è abbastanza rosso, ci sono scioperi ogni giorno, c'è manifestazioni, c'è Carovizza, c'è lo sciopero generale, ci sono intere città, dove ancora una specie di insurrezione, rosso, non so, non c'è la rivoluzione, questo è vero, ma è abbastanza rosso. E se buttiamo via quella frase, quel termine, secondo me perdiamo un po' del senso della paura che avevo creato questa cosa, no? Non solo i fatti di... Censura tutta. Sì, la paura che avevo creato, c'è un grande paura, non c'è dubbio, e il fascismo usa questa paura dei rossi, dei bolscevichi, anche perché, come è qui, non ho inventato niente, i massimalisti parlano in modo rivoluzionario, non fanno la rivoluzione, ma parlano di rivoluzione. È Bucco un esempio esemplare di questo, no? Di uno che fa paura quando parla, ma non agisce quando viene a dunque, non hanno veramente i piani. Infatti c'è sempre il sciopero generale, è stato detto da Andrea, che è lo strumento più usato del movimento è il sciopero generale, ma non ha nessun effetto sui fascisti. I fascisti non si fregano niente del sciopero generale, anzi lo usano per fare, loro guidano i tram o non so, lo usano come per propaganda loro. Quindi questa fiducia nella sciopero generale è anche un problema per la sinistra allora. È stato detto alcune cose sulla violenza rossa. Sì, secondo me ancora si parla difensiva, sì, non sempre, no? Quale sarebbe un bel studio di fare? Cioè, sono tanti fascisti assassinati, e questo è sottovalutato, questo. Anche in agguati individuali, ma anche c'è Renzino, ci sono tentativi, ma non hanno... L'unico effetto che hanno è di... tornano i fascisti e fanno 20 volte peggio di prima, come è successo a Renzino 21, che è un altro episodio che racconto. E poi ci sono i processi, che sono, come è stato detto, che sono il momento quando si inquadra questa propaganda sulla violenza nella giustizia. I tre processi su cui mi concentro, Diana, Empoli, D'Accusio, che sono processi nel 22 e 23. D'Accusio, processo a Milano, grandissimo processo, pochissima persona condannata, ma un processo politico di propaganda, dove Dino Grande fa questa ringa, dove non se ne frega niente dei fatti del processo, ma fa una ringa politica dicendo che c'è stato bolscevismo, noi abbiamo salvato l'Italia. Quindi già nel 22, anche prima del fascismo, all'inizio del fascismo, queste magistrature, questi processi sono dei momenti in cui questa propaganda, questa fake news diventa legge, diventa fa parte del processo stesso.
l'amnistia del fascismo è molto importante in questo caso, perché fa uscire tutti i fascisti dai vari processi o del carcere. L'ultima cosa è la famiglia. Ci sono tre eredi familiari in questo libro. C'è la bisnonna entusiasta del fascismo. Questa storia è sempre stata raccontata a mia famiglia, perché la mia famiglia è una famiglia di sinistra. E mio papà mi raccontava questa storia perché tutti stavano discutendo una roba di sinistra. E arriva questa bisnonna che non dice niente, dice che bello il fascismo. E tutti, silenzio totale. Quindi c'era anche questa cosa che io non c'ero e non ho conosciuto mia bisnonna. Un anno prima che avevo un anno quando è morta. E poi ci sono due altri momenti. Cioè, mia nonna è nata a Bologna nel 1910. Lei ha lasciato questo racconto della sua infanzia e ho preso un pezzo dove lei racconta di uscire per strada nel dopoguerra. Avevo paura lei. Lei era del ceto medio, anche più alto. Avevo proprio paura, era un chaos. Aveva paura dei rossi. Lei non era fascista, anzi, però questo racconto della sua infanzia lo intrecciava con insegno. Avevo quasi finito. Grido. Io ho studiato le assemblee nei manicomi Arezzo e Provenzo. Questo mi ha rovinato la battuta. E c'era sempre la guerra del microfono, no? In queste assemblee, questo succede. E quindi c'è il racconto della mia nonna. L'ultima cosa è il fratello della mia nonna, si chiamava George Todd. C'è una parte scozzese, anche lui è cresciuto a Bologna, e lui, la sua autobiografia, che non è stata pubblicata, divertentissima, secondo me ha inventato il 90% delle cose che sono, perché dice delle robe assurde sul mette una foto di un cammello e dice ecco l'autore, che questa roba qui era un po' fuori, ma lui sostiene di essere stato in piazza nel 26 quando c'è stato l'attentato a Mussolini, qui, non so, vicino, no? E fa questa descrizione della violenza contro il povero Zamboni, giusto? Sì, non lo so, scambio sempre con Zanniboni, che è un'altra cosa. Zamboni, il povero Anteo Zamboni, pugnalato da tutti fascisti in piazza o in strada. Invece, questo fatto che c'era un mio zio in piazza mi ha colpito molto, ho preso anche da queste fonti che mi sono state lasciate. E l'ultima battuta, sto cercando di avere la cittadinanza italiana anche attraverso questi familiari, e questo mi ha fatto riscoprire tutta questa parte del bolognese, la mia famiglia, che ho messo un po', infatti, per quello Bologna è probabilmente la città che c'è di più nel libro, in vari momenti, anche con la vicenda della statua di Mussolini, che mi sembra un grandissima metafora, che nel dopoguerra c'è questa foto nel libro, non c'è la testa, non c'è il corpo, ma c'è ancora le gambe di Mussolini su questo cavallo. Cioè, è un metafora per il fascismo che è andato via, ma non è proprio andato via di tutto, no? Ci sono ancora i fascisti che girano, c'è ancora Brandi Mate a Torino che vive indisturbato, che aveva organizzato la strage, c'è ancora Grandi, c'è ancora Bottai, tutti in giro, no? E questa statua è un po' è un metafora fisica per questa continuazione di fascismo e fascisti dopo la guerra. Ecco, mi fermo. Grazie mille.
anche di questo quadro finale sulle radici bolognesi, di cui vai alla ricerca per avere la cittadinanza italiana, questo mi sembra molto ridicolo. Abbiamo pochissimi minuti in realtà, però io aprirei lo stesso velocemente comunque il dibattito nella speranza che ci possa essere qualche sollecitazione. Sì, ok. Io sono molto interessato soprattutto al, qua è stato detto, al ruolo dei nazionalisti, perché effettivamente parlo poi di Bologna, anche perché poi nel libro appunto Bologna è particolarmente citata, si è parlato di Ercole Bucco, no? Che Ercole Bucco poi diventa famoso per l'assalto alla Camera del Lavoro. Ma in realtà non sono i fascisti a guidare quell'assalto, sono i nazionalisti, perché c'è Dino Zanetti e poi Pappalardo, che avrà poi un'altra storia. Effettivamente i nazionalisti sono coloro che individuano per primi gli obiettivi. Sono i nazionalisti ad attaccare per la prima volta la Camera del Lavoro nel 19. Federzoni, che appunto anche qui è stato citato, è quello che rivela come Palazzo d'Accursio è solo l'ultimo atto di una storia che inizia nel 14, ad esempio, cioè con l'elezione di Zanardi. Infatti lui dice Bologna era stata invasa e spossessata dai nuovi barbari, e questo lo dice nel dicembre del 20, quindi un mese dopo Palazzo d'Accursio. E questo ci fa capire come effettivamente agli occhi magari dei nazionalisti e poi dei fascisti che recuperano il modus operandi lo portano in avanti, quindi non più solo la città, ma vanno, come dire, non difendono la città dai nuovi barbari, ma vanno a risolvere la questione laddove i barbari ci sono, quindi la provincia, fondamentalmente, e effettivamente, come dire, il ruolo dei nazionalisti diventa centrale nell'individuare l'obiettivo e anche in come attaccare questo obiettivo, cioè appunto con le armi e con la violenza. Ecco, secondo me potrebbe essere un qualcosa su cui riflettere ulteriormente. Grazie. Qualche altra? Sì, mi intendo. Dunque, Federico Chiaricati, che ha lavorato a una ricerca regionale sulle origini del fascismo, visto che non si è presentato. Io credo che una cosa vada evidenziata di questa discussione è che voi avete rimesso in grande attenzione, anche attraverso il libro di John, il rapporto tra violenza e politica. Non dimentichiamoci che la storiografia dell'ultimo ventennio circa ha sempre di più teso a staccare l'attenzione su questo intreccio e a insistere su molti altri aspetti che hanno a che fare con la violenza, quasi a restituirci una violenza come oggetto in sé autonomo, al di fuori dei contesti storici storicamente dati, quindi enfatizzandone le questioni antropologiche, le forme, le pratiche concrete, le ascendenze appunto anche di lungo periodo di queste forme, mentre qui mi pare che stiamo facendo un discorso che in qualche maniera rimette al centro con grandissima forza il rapporto tra violenza e politica, perché quando voi dite che violenza è una violenza sistematica, è quasi non è neanche violenza, è un metodo militare che quindi in quanto tale, se uno parte con la guerra, comprende in sé l'atto violento, è fatto per la presa del potere, perché di questo stiamo ragionando. L'obiettivo è la conquista del potere, i fascisti questo ce l'hanno chiaro fino all'inizio, lo dice da una parte con grande chiarezza, ma in fondo anche questa ricostruzione degli assalti, i 280 assalti di cui parlava John, lo dice Tasca, lo dice Francesco Luigi Ferrari, già molti protagonisti e osservatori dell'epoca insistono su questo aspetto, la natura militare della politica che i fascisti pongono in essere. Allora, intanto questo credo che sia importante, forse potremmo ragionare perché storiograficamente siamo oggi ricondotti a riscoprire questo nesso. In secondo luogo però vorrei dire, questa qui, ed è questa quella che vi giro come domanda, avete citato più volte Misiano, è una vicenda appunto che era quasi pressoché dimenticata, interessantissima,
Io ricordo che quando Misiano, se non ricordo male, il 13 giugno del 31, sta entrando in Parlamento, viene assalito, lo ricordava Dianella, ma intanto non erano solo fascisti, erano parlamentari fascisti, altri 30 deputati circa, che assaltano e riempiono di botte un loro collega parlamentare che avrebbe dovuto sedersi sugli scranni, in teoria insieme a loro di lì a poco. E già questo ci dice qualcosa del rapporto con le istituzioni e dimensione politica. Ma aggiungerei, quando nel pomeriggio poi riprenderà la seduta del Parlamento, il deputato fascista che aveva guidato l'assalto a Misiano dirà: sì, è vero, abbiamo esagerato, ci siamo posti anche al di fuori della legalità, ma in fondo noi ci siamo posti fronte alla legalità perché seguiamo una legalità superiore, che è quindi il fondamento di un nuovo ordine, che è l'ordine del fascismo. Allora, dove più che uno sguardo di questo genere noi stiamo legittimando e giustificando la violenza, appunto, non solo come conquista del potere, ma anche proprio come costruzione di una nuova società, costruzione di nuovi rapporti di potere, una nuova dimensione politica e anche istituzionale. Allora, però questo mi ha fatto venire in mente un'altra cosa, il diario di Battaglia, il diario partigiano di Roberto Battaglia, che è uno dei diari più belli che ci sono stati consegnati a caldo, pubblicato nel settembre del 45, che dirà perché questi partigiani combattevano, perché prendevano le armi, perché noi combattevamo per un'altra legalità, una legalità alta, una legalità che andava oltre la pura legalità nel senso legislativo, nel senso giuridico del termine, una legalità che aveva un fondamento etico, politico e morale completamente diverso. Allora, capisco che può sembrare un po' il diavolo e l'acqua santa mettere insieme il riferimento agli assalitori di Misiano con Roberto Battaglia e la Resistenza, ma questo per dire, questo che cosa ci dice della violenza e del diverso rapporto con la violenza e con il ricorso alla forza di due componenti completamente diverse, che sono i due protagonisti di tutto questo discorso che in realtà stiamo facendo. E quindi, perché il mondo antifascista, il mondo socialista, secondo voi, viene sconfitto nel 1922? Perché viene sicuramente sconfitto per quella dimensione militare, ma perché in realtà non è capace di una risposta sullo stesso piano, cioè di una pratica della violenza e di una risposta alla violenza con la violenza. Diceva John prima, non c'è solo la violenza difensiva, c'è anche una violenza, i socialisti, i comunisti attaccano anche i fascisti, uccidono i fascisti, ma non è sistematica. E questo è un passaggio chiave in realtà, perché la non sistematicità dà proprio l'idea che non c'è quel tipo di violenza politica che ha un obiettivo preciso, che è la presa del potere, la sconfitta dell'avversario, l'annullamento e l'annichilimento del nemico, eccetera, eccetera, eccetera. Perché nel 19-22 quelle generazioni di militanti socialisti, secondo noi, non sono in grado di rispondere sul terreno della violenza, opponendo una violenza altrettanto sistematica? Questo secondo me non è un interrogativo storiografico da poco, perché rinvia la storia del movimento operaio, probabilmente, vorrei dire, forse esagero, Dianello mi correggerà, ma fin da Andrea Costa in poi, cioè l'idea della discesa sul terreno legalitario della politica. Per cui quando anche evochiamo la violenza nel termine del conflitto sociale, dello scontro ideologico, non la violenza militarizzata. Però questa è... Chiedo a voi se un discorso di questo genere ha senso, e viceversa, perché allora nel 43 e nei mesi immediatamente successivi le giovani generazioni di antifascisti accettano di impugnare le armi, accettano un terreno di violenza anche proprio sul terreno militare, le bande partigiane, cos'altro sono se non questo? Questo a mio modo di vedere è un grosso nodo in realtà del rapporto violenza politica. Soprattutto appunto se la guardiamo sì nell'uso che ne viene fatto dai fascisti nella presa del potere, ma se poi la guardiamo nel senso anche di una mancata risposta violenta o della scelta quasi obbligata, questo anche questo potrebbe interrogarci, o comunque di chi si sente forzato e di chi si sente di non poter fare altrimenti nel 43 e nei mesi immediatamente successivi, che è la presa delle armi. E questo lo dimostrerebbe il fatto che dappertutto ci sono pezzi di testimonianza che ci dicono quanto i giovani resistenti
forzano la mano ai vecchi militanti antifascisti, che sono ancora resti, in fondo a quello che ci ricorda anche Santopelli quando parla dei GAP, che dice, hai forza a mettere su i gruppi GAP, non trovavamo, i vecchi antifascisti che pensavamo fossero disponibili, in realtà un certo tipo di violenza non erano disposti a praticarla, e in realtà sono le giovani generazioni che la praticheranno. Ecco, dicevo questo, facevo questi esempi perché a me questo pare un nodo essenziale, ma forse il problema del rapporto violenza politica anche in un arco temporale e di storia lunga dell'Italia, che arriva quantomeno parte probabilmente dalla seconda metà dell'Ottocento e dalla trasformazione politico-culturali, dall'affermazione dei partiti politici, dall'associazionismo e via discorrendo, e probabilmente va anche oltre il 1945, ma adesso non apriamo anche questo intervento, cantiere loro. Grazie. Grazie. Qualche altra domanda? Poi Basetti. Chiedo intanto un piacere di servizio, se qualcuno di voi va a avvisare della lunghezza che ci prendiamo. Sì. No, sarò brevissimo perché appunto abbiamo, so che abbiamo pochissimi minuti, esatto, quindi proprio un paio, forse tre suggestioni, ma premetto che non ho nemmeno avuto un po' di tempo di leggere il libro, soltanto di sfogliarlo, quindi vediamo quanto incrocia di quello che poi John Foote ha scritto. La prima cosa, la famosa, ormai ampiamente discussa, ampiamente ormai anche superata, categoria della brutalizzazione della politica prodotta dalla prima guerra mondiale. E mi sembra di capire che sia una teoria, tesi ormai appunto difficile da sostenere, nel senso appunto che come il libro si apre con 1911, si apre con tutta una serie di episodi che precedono la guerra, quindi è chiaro che c'è già un uso politico della violenza prima della Grande Guerra. E tuttavia è vero anche che il retaggio della guerra rimane nel dopoguerra, e che molti anche degli episodi di violenza fascista, e non solo, vengono legittimati dalla frattura che la guerra ha aperto nel corpo, nel tessuto sociale e politico italiano fra interventisti e non interventisti, pacifisti, no? Lo stesso caso di Misiano, tutto sommato è leggibile, anche è giustificato, legittimato, ovviamente da un punto di vista fascista, proprio con la guerra. Quindi, non so, questa categoria sicuramente è debole, non è stata ampiamente messa in discussione, ma nello stesso tempo la guerra conta ancora. In parte legato a questo, la storiografia negli ultimi anni ha lavorato molto anche sulla violenza e lo squadrismo, chiamiamolo così, in tanti paesi europei, non solo in Italia. Un nome fra i tanti, Robert Gerlitz, ha fatto un libro, no, che sicuramente presumo che conoscerai. Non ho fatto tempo a vedere se l'hai citato o meno, ma sicuramente è un libro di riferimento su tanti paesi, sulla violenza politica, lo squadrismo appunto come forma di anche identitaria, non solo proprio di pratica e di azione, ma anche proprio come forma identitaria di numerosi movimenti politici in parecchi paesi europei. E quindi quello che ti chiedo forse è proprio questo: cosa di peculiare, se c'è qualcosa di peculiare, dello squadrismo fascista? Terzo e ultimo punto, velocissimo, mi pare di capire, questo credo che sia un grande pregio del libro, che la violenza fascista prosegue per tutto il periodo del ventennio, per tutti gli anni neri. Non è una violenza che finisce con la conquista del potere e che ritorna con la guerra, no? È una violenza che attraversa, a volte magari un po' più sotto traccia, ma attraversa l'esperienza fascista per la sua interezza, quindi anche gli anni 30, quando il regime, come sappiamo, è ampiamente radicato e consolidato, la violenza non è che scompare, no? Come alcune letture superficiali della storia del ventennio tendono a fare. Grazie. Ciao Matteo, qualche altra domanda, suggestione? Va bene, se non ci sono altre domande ridarei la parola appunto ai nostri interlocutori in ordine di comparizione. Sì,
Io sarò velocissimo, non voglio tornare tanto sul biennio rosso, insomma su questa espressione è uscito da pochi mesi un saggio di Fabio Fabbri sugli annali di Ugo La Malfa. Questa è un'espressione che non è stata usata dai protagonisti di sinistra, non è usata dai socialisti, dai comunisti, è usata esclusivamente dagli squadristi, dai fascisti, proprio per legittimare la reazione a partire dall'inverno, compreso dal 2021. Da un punto di vista degli studi della storiografia, invece il termine reso noto e poi lanciato dal volume di Paolo Spriano, L'occupazione delle fabbriche, uscito nel 1964, e anche lì si lega con quel presente, con quello che accadeva in Italia in quel periodo, la riscoperta dell'antifascismo, l'importanza anche data all'occupazione delle fabbriche del settembre del 1920, e in qualche modo cerca di riconnettere quell'esperienza appunto degli anni 60 con quello che era avvenuto nel primo dopoguerra. Io volevo dire che sì, le lotte sono rosse, ma dipende dal territorio, dipende dai luoghi. Se ad esempio pensiamo alle campagne lombarde o alle campagne venete, lì le lotte, gli scioperi ci sono molto numerosi, ma sono scioperi bianchi, sono delle leghe cattoliche. Fa paura lo stesso. Sì, però probabilmente allora l'espressione biennio rosso, che rimane invece esclusivamente alla dimensione socialista rivoluzionaria, è parziale, non racconta. Se pensiamo anche agli ex combattenti in Sardegna, sono loro che combattono per i diritti dei reduci che tornano al fronte e chiedono appunto l'applicazione di quella promessa alla terra e ai contadini che era stata fatta loro durante la guerra, soprattutto a partire dal 1917. Comunque appunto io credo che questo sia un libro molto molto importante, però, al di là dei rilievi che ho sollevato, spero che sia emersa anche il mio apprezzamento rispetto a questo libro. Poi voglio lasciare anche la parola appunto agli altri relatori. Grazie. Io ho pochissimo da dire con quello che diceva Luca. Io sono più che d'accordo con quello che diceva e anche con i problemi che sollevava. Questa difficoltà a rispondere militarmente alle squadre militari fasciste, perché giustamente si tratta di squadre militari, non a caso sono, diciamo, formate da chi sono formate già nella primavera del 19, più ancora alla fine del 19, cioè no, questo aspetto strettamente militare che manca in qualche modo al movimento operaio. Si cercheranno di formarsi, ecco, cioè col leninismo, con la rivoluzione russa ci sarà, no? Io sto pensando agli studi anche dell'internazionale comunista, però è l'internazionale comunista, non mi risulta che l'internazionale socialista avesse mai, cioè, al di là del blanchismo, cioè al di là del côté anarchico in qualche modo, un certo anarchismo, non c'è sotto il profilo della seconda internazionale, fra prima e seconda internazionale, un aspetto di preparazione militare, mentre con la terza, proprio perché c'è stata la prima guerra mondiale, per rispondere alla guerra con la rivoluzione, e la rivoluzione va preparata. È di lì che secondo me da una parte si deve formare il partito della rivoluzione che sappia anche utilizzare gli strumenti militari, e ci saranno i corsi, no? I corsi che si terranno a Mosca, si terranno proprio di questo genere a livello internazionale. Che strano. Sì, devi tenere dei corsi, è la terza internazionale in qualche modo che sposta l'angolo dicendo la seconda internazionale non è riuscita a trasformare la guerra in rivoluzione,
perché non aveva, no? Noi dobbiamo riuscire a fare questo, di perché non ci siano più guerre in qualche modo. Dunque c'è una formazione dei quadri e anche per l'Italia è cominciata, perché è ricchissimo di cose, il libro di Foot, Gastone Sozzi, caso di Gastone Sozzi, il lavoro, quello che veniva chiamato il lavoro sportivo in gergo, che nel PC significava il lavoro militare. Ecco, il PC lo introduce, però come poi diceva anche Fucci, cioè, o anche Andrea, il PC pensa che tu debba preparare, che si debbano preparare le avanguardie per la rivoluzione. E dunque gli atleti del popolo non vanno bene perché non fanno la rivoluzione, sono semplicemente democratici e così via. E non ha per molti anni questa visione rispetto a un fronte che sia un fronte che coinvolga sia il movimento operaio, in questo caso comunista o socialista, insomma ci si arriverà dopo la Spagna, sia le cosiddette frange borghesi, democratiche. Ed è lì, secondo me, ecco, sono i comunisti che introducono questo aspetto e quindi arrivi alla resistenza con alcuni preparati in quel senso, che almeno discutono, no? Dobbiamo fare il GAP, dobbiamo fare l'esercito come nell'ex Jugoslavia, cioè sanno di cosa parlano perché nella seconda internazionale a me non risulta che ci siano stati questi dibattiti, se qualcuno, anche perché c'era poi sempre la solita visione che ci volevano le masse prima di muoversi militarmente, che tu non ti muovevi militarmente senza le masse. Questa è anche una visione del movimento operaio. Senza le masse tu non ti muovi militarmente, altrimenti è puro terrorismo. Il dibattito che si sviluppa sul terrorismo nel 1928 in Francia, in particolare fra Giustizia e Libertà e i comunisti, dove Giustizia e Libertà dirà noi dobbiamo fare azioni terroristiche. Cioè questo cotè che i comunisti diranno è il cotè piccolo borghese, cioè senza le masse tu non fai azioni armate, le fai solo con le masse perché sei in una situazione rivoluzionaria. Però questi sono temi tutti interessanti che, diciamo, secondo me, di questi libri, cioè laddove tu hai degli elementi anche concreti di analisi, capisci? Gli elementi concreti di analisi, le vite individuali, gli intrecci e così via, ti fanno emergere proprio altri intrecci che appunto ti attraversa il fascismo, no? I vari personaggi fascisti, il movimento operaio dal socialista, socialista riformista, chiamiamolo così, a quello rivoluzionario, comunista, agli anarchici, no? Cioè, tutti questi aspetti riesci a intrecciarli perché nelle vite individuali te le trovi, sia con passaggi interni, cioè lo stesso individuo che passa da una parte all'altra, no? Però è vero, ecco, io penso che ci sia stata la grande sconfitta che gli anni 20 e 30 abbiano rappresentato la grande sconfitta diciamo del pensiero libertario, della struttura libertaria, quando tu ne hai tantissimi nel Masetti, no? Dal Masetti dell'11 andare avanti, Settimana Rossa e ancora nel primo dopoguerra, che hai una presenza anarchica notevole, poi e tu nel 43-45 non hai più di anarchici, cioè è anche lì il passaggio. Cioè il 45 segna la fine dell'anarchia sotto quel profilo, quindi certo ci sono degli anarchici, ma non c'è più quel movimento anarchico che aveva in precedenza. Anche su questo sarebbe da riflettere, cioè il significato della fine del pensiero libertario, diciamo così. Solo un secondo, te lo do subito, sì, mi trovo per la risposta, ma soltanto perché non riesco a non dire una cosa in questo passato. Ho l'impressione che rispetto alla suggestione che ci veniva offerta del rapporto tra violenza e politica, nel quadro di una non risposta
del socialismo, del movimento operaio all'attacco fascista sul piano militare ci sia anche una scelta, cioè nel senso che così come Biennio Rosso e Guerra Civile sono delle parole prima di tutto utilizzate nel racconto e nella descrizione, nella retorica del fascismo, anche della giustificazione della propria violenza, e anche l'azione portata sull'idea del piano dello scontro diretto che non viene accolta, cioè c'è una scelta politica nel non reagire, non soltanto credo un'incapacità militare, almeno questo mi sembra rispetto alle memorie successive della difficoltà di prendere le armi nel 43, cioè di quel retaggio di difficoltà a scendere su un piano di gestione della violenza uomo su uomo. Ma è una... ma perché non sei un delinquente tu? Ma è il punto, cioè, e quindi è una scelta politica, è anche una presa di posizione. Perché qui sono dei delinquenti, sono dei bandini. Sì, quindi c'è un cambio di quadro che è dato dalla guerra, allora. Sì. Quello che rimane fuori davvero di diverso tra il 43 e il 45. Velocissimamente, perché dopo andiamo per il vino, eccetera, eccetera. Discorso di Luca... Perfetto, ha detto molto bene di me sul rapporto tra legalità e violenza politica, ha detto perfettamente, queste sono cose oltre il libro nella resistenza, ma sono importantissime su questa differenza fra 1922 e 1943-1945, da registrare e mettere nel libro, plagiando Luca, nella prossima edizione. Rispondo su due cose, prima la violenza che continua. Sì, la violenza continua ma cambia, va nelle istituzioni e non sapremo mai in realtà, perché è tutto nascosto nei carceri a confino, non è tutto nascosto ma tantissimo nel carcere. La violenza diventa è già parte delle carceri, ma diventa una violenza fascista nei carceri, che è incredibile, no? Orribile, nascosto, tortura, eccetera. Va avanti così, fa parte dello Stato. Dopo il 23, 24, 25, tutti quei squadristi diventano parte dell'Stato e pensa a che paura, non hanno mano assolutamente libera dopo quella, e potere anche, hanno un doppio potere. Quindi sì, continua, ogni tanto viene bastonato qualcuno in piazza, ma per lo più si sposta nelle istituzioni. E sul discorso della guerra, violenza, cronologia, non butterei via tutto quella cosa sulla brutalization, non cerco di dirlo in italiano, brutalization della guerra, perché questi squadristi spesso sono formati in quella cultura lì e fanno un gruppo anche per quello, cioè, è importantissimo nel loro cultura, secondo me, militare, del 21, del soprattutto 21 e 22. Ci sarebbero altre cose, ma li spostiamo a un'altra sede. Grazie mille. Grazie. Buona serata, rinviamo al prossimo appuntamento, semplicemente anticipando che a febbraio inizierà un ciclo centrato sul nodo giustizia e politica, che in parte è stato evocato questa sera, e il primo incontro che avremo a febbraio, non abbiamo ancora la data precisa, ma sarà legato al ruolo dell'immigrazione. Buona serata.